Ciao! Fai che ce la facciamo! Sono Gianluca Spadoni, parlo, condivido con te pezzi, alcune sezioni, alcuni elementi di questo figlio, di questo libro, di questo quarto libro. E oggi voglio leggere alcuni passaggi della prefazione che Claudio Brachino mi ha fatto e che devo dire quando mi è arrivata a fine agosto mi ha fatto battere il cuore, mi ha emozionato, l'ho condiviso subito con i ragazzi del nostro staff e ho detto cazzo che roba bella, che meraviglia. Inizia così. Fin dalla prima volta che l'ho conosciuto ho pensato di lui due cose che hanno trovato sempre maggior conferma man mano che abbiamo approfondito la nostra amicizia e il nostro dialogo intellettuale e professionale. Gianluca Spadoni ha tutte le virtù umane e imprenditoriali dei romagnoli e insieme ha tutte le virtù che i romagnoli, senza offesa, non hanno. Questo mi ha fatto sorridere. Poi, quando dice quello che mi piace veramente di Spadoni è che pur navigando, non è un verbo casuale, nella lingua della tecnologia crede in qualità totalmente umane. Il suo è proprio un neoumanesimo, grazie al quale l'Homo sapiens ancora guida la sua avventura senza essere clonato dalle macchine e dall'algoritmo. Che meraviglia! Il mio è un grazie profondo a Claudio che ha speso queste parole, ha emozionato me e credo che sia la degna apertura per un viaggio in 13 storie di aziende ma di persone che hanno saputo tenere la barra dritta, saputo dar valore ai loro progetti e che riuscendo in quello che hanno fatto dimostrano a tutti che è possibile.